È il 4-4-2, l'ultima tentazione di Ottavio Palladini. La Samb che, nonostante le tante cartucce da sparare, fatica sotto porta, legge i due gol fatti, entrambi dal dischetto in tre giornate, sta suggerendo all'allenatore rossoblù di valutare alternative. Ed eccoci al 4-4-2, provato nel primo tempo della sfida in famiglia con la Juniores rossoblù al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsanpolo del Tronto. Tolto Pezzola, in campo nella ripresa, un 11 che potrebbe anche starci per la partitissima di domenica con la capolista L'Aquila. Zini, Cantarini, Gennari e Orfano in difesa, Cheriota, Candellori, Guadalupi, che ha scontato i tre turni di squalifica, e Baldassi in mezzo. Leonardo più Eusepi, coppia d'attacco. Un Eusepi non ancora al massimo e che ha ammesso candidamente di sentirsi troppo solo là davanti. Con Leonardo qualche segnale positivo. Un gol e un assist per l'under del 2005, due reti per il capitano. Cheriota, un gol anche per lui, esce un po' prima della fine per una botta. Di Orfano e Baldassi, l'altro paio di centri della prima frazione. Nella ripresa, Palladini va di 4-2-3-1 con Tataranni, Evangelisti, Pezzola e Chiatante in difesa, Touré, doppietta e Lulli al centro, Deramo, un gol, Paolini e Battista, dietro Moretti, particolarmente reattivo e autore di tre reti. Fuori Fabbrini, che dopo l'infortunio alla coscia sinistra ne avrà per due settimane, e Buà per un risentimento muscolare. Intanto il penultimo collaudo della settimana si terrà allo stadio Riviera delle Palme. Non era mai successo sotto la gestione Vittorio Massi. Allenamento però a porte chiuse per insistere sul 4-4-2 o invece tornare al 4-3-3 utilizzato finora.